Non se lo ricorda nessuno, ma quando noi perdemmo, quando vincemmo all'andata contro Biella, io in conferenza stampa dissi: guardate che questa squadra qua, che è allenata da un bravo allenatore, che ha dei giovani di prospettiva, due americani funzionali al progetto, sarà difficile da battere nel giorno di ritorno, perché questa è una squadra che è destinata a crescere. E così purtroppo è stato. Il problema del mio mestiere è che, per quanto tu possa allertare una squadra che ha giocato un girone d'andata straordinario, vincendo 11 partite su 13, fatti salvi i meriti di Biella, che si è completamente meritata la vittoria e per la quale la sconfitta sarebbe stata una beffa, per quanto tu passi il tempo a cercare di alzare l'attenzione dei giocatori, è chiaro, ma questo succede da sempre, che diciamo, l'energia con la quale noi abbiamo cominciato oggi era, diciamo, un'energia non adeguata al tipo di pallacanestro che noi vogliamo giocare. Il fatto che abbiamo preso, credo, 50 punti nel primo tempo, che abbiamo perso 10 palloni, 19 complessivi, che abbiamo sbagliato dei tiri liberi importanti anche nel finale, il tiro libero del pareggio, che abbiamo perso l'ultimo pallone, sempre per responsabilità mia, è chiaro, che abbiamo perso l'ultimo pallone, quello della possibile vittoria. Sono tutti segnali che questa, che è una squadra che ha fatto, ancor prima del talento, ha fatto della volontà, dell'impegno, dell'intensità, il suo credo, venuta meno per delle cause che analizzeremo con grande serenità durante la settimana. Le nostre caratteristiche, abbiamo recuperato più di rabbia che di sistema nel secondo tempo, abbiamo perso meritatamente contro una squadra che ha messo in campo quello che abbiamo sempre fatto noi. Per finire, senza voler drammatizzare troppo la sconfitta, Cantù ha vinto all'ultimo secondo a Torino, questo è un campionato ancora molto lungo. La cito una volta ogni 3 anni, ma è un po' la sintesi del nostro mestiere. Il grande Petisso Pesaula, quando allenava a Napoli, fece una conferenza stampa, andarono a giocare, credo, contro la Roma o contro la Fiorentina, e presero tipo 4-0. E lui entrò in conferenza stampa e disse: avevamo preparato una partita in cui dovevamo aggredire gli avversari dal primo secondo, in cui sulle ripartenze, sulle prime volte si chiamavano contropiedi, avremmo dovuto andare in vantaggio 2-0 per poi amministrare la partita. E tutti i giornalisti lo guardavano allibiti. Pausa, e poi Pesaro dice: ma gli avversari ci hanno rubato l'idea. Ecco, stasera Biella ci ha rubato l'idea. Arrivederci.